Buongiorno, invito i ragazzi, i docenti ad accomodarsi. Ecco, sono presenti in classe, in aula, le classi terze e quarte dell'istituto. Questa mattina siamo qui perché abbiamo questo seminario sulla legalità inserita all'interno della seconda edizione del Premio Nazionale Lea Garofalo, che quest'anno è ospitato dal Comune di Casoli, quindi Comune di Casoli, comune del nostro territorio e sede di una nostra scuola amica dell'Istituto Algeri Marino di Casoli, che nella elaborazione insieme all'associazione di Diogenes del programma del secondo premio nazionale Lea Garofalo hanno voluto inserire anche il nostro istituto. Quindi prima di tutto va il nostro ringraziamento all'associazione Diogenes, che adesso andrò a presentare, all'Istituto Algeri Marino di Casoli e al Comune di Casoli, quindi va il nostro ringraziamento perché ha voluto coinvolgere la nostra scuola, quindi il nostro istituto, questo progetto e quindi in questo premio, che ricordo un premio nazionale. Si tratta della seconda edizione, la prima edizione si è svolta l'anno scorso in Calabria, quindi terra d'origine di Lea Garofalo, e quindi noi diciamo, siamo stati coinvolti in questo progetto, in questa attività, e i nostri studenti diciamo, hanno un'opportunità, un'occasione unica per riflettere sul tema che è quello della legalità. Bene, quindi con piacere e con onore presento i nostri ospiti. Innanzitutto il dottor Paolo De Chiara, al quale va il nostro bentornato perché il nostro bentornato perché è stato presente l'anno scorso in un seminario e che ha coinvolto tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado dell'istituto. E, il responsabile delle scuole e l'università dell'associazione Diogenes, premio nazionale Lea Garofalo, Pino Cassata. Referente posso dire la signora Maria Donata, Maria Donata Cotoloni, che ci porterà una testimonianza relativa alla sua esperienza con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Penso che sì. Abbiamo con noi in rappresentanza dell'Istituto Algeri Marino, in assenza della dirigente che per impegni concomitanti non è presente, i docenti, la professoressa Di Fiore e il professor D'Antonio. In rappresentanza dell'amministrazione comunale di Casoli abbiamo la dottoressa Anna Di Marino che è donna di scuola perché è una dirigente scolastica, attualmente
come si dice, che ha lasciato da poco l'incarico in questo oneroso compito, e quindi rappresentanza dell'amministrazione comunale di Casoli. Quindi io cedo la parola alla dottoressa Di Marino per un breve saluto, per poi dare avvio al seminario. Grazie Di Marino. Buongiorno a tutti, come ha detto la collega, mi chiamo Anna e attualmente rivesto, diciamo, il ruolo di consigliera comunale delegata all'istruzione nel comune di Casoli. Per me è un piacere essere qui con voi ragazzi, perché essendo, come ha detto lei, donna di scuola, rivivere l'ambiente scuola con voi, stare a contatto con voi ragazzi, è veramente un enorme piacere, mi dà tanta felicità. Allora, voi oggi avete l'opportunità di riflettere, di acquisire più conoscenze su una tematica molto molto importante, che è quella della legalità. Questo che cosa significa? Significa che insieme possiamo costruire delle menti critiche. Voi ragazzi dovete avere menti critiche, dovete pensare con la vostra testa, e pensare con la vostra testa significa fare le scelte più giuste, più opportune, prendere le decisioni migliori sulla base però delle conoscenze che avete. Quindi un'occasione del genere è un'occasione importantissima per voi tutti, per iniziare questo percorso o per continuare il percorso, perché sono sicura che l'avete già iniziato con i vostri docenti, che ringrazio con tanto affetto. Io vi voglio fare soltanto una riflessione. Allora, sappiate una cosa ragazzi, che dove c'è ignoranza, dove non c'è cultura, dove c'è un retroterra culturale molto molto basso, non c'è conoscenza, quelli sono i luoghi dove la criminalità organizzata attecchisce di più, ok? Perché? Perché, come dicevo prima, non ci sono menti critiche, non ci sono persone capaci di pensare e di fare le scelte giuste. Voi invece è questo che dovete fare. Noi adulti abbiamo il dovere di accompagnarvi in questo percorso, ok? Vi saremo sempre vicini, la vostra dirigente, i vostri professori, noi come amministrazione, le associazioni. L'associazione Diogene sta facendo tantissimo per portare all'attenzione questa tematica, incontrare voi ragazzi e aiutarvi a crescere. Quindi oggi è veramente una grossa opportunità. Io vi ringrazio tutti per l'attenzione e sono sicura che usciremo da quest'aula un pochino più contenti, ma anche più formati, più consapevoli di determinate cose. Buon lavoro a tutti. Grazie per l'introduzione alla dottoressa Di Marino. Io cedo la parola, appunto per non sottrarre tempo prezioso a chi questi temi di forte emergenza della legalità, ma non solo, perché stiamo vivendo un periodo in cui altri drammi purtroppo attanagliano la nostra società e che hanno una matrice comune, quella della carenza di educazione a valori portanti, che poi possiamo riassumere nel valore fondamentale, nel connotato fondamentale di ogni contesto sociale, che è la legalità. Ma dietro questo termine così onnicomprensivo ci sono tanti aspetti, tanti valori,
certi elementi che devono essere coltivati, attenzionati, perché ci sia un futuro migliore per voi giovani e per tutti i contesti sociali. Bene, quindi io cedo immediatamente la parola al nostro Paolo De Chiara e ragazzi vi prego, insomma, massima attenzione e partecipazione. Grazie. Allora, ragazzi, buongiorno. Potete immaginare che per me è bellissimo stare qui con voi, è un piacere immenso, quindi vi chiedo una cosa, vi chiederò soltanto una cosa, ve la chiedo adesso, fatevi da soli un applauso, perché vi dico questo, prima di entrare nel merito, perché vi dico questo? Perché voi ve lo meritate questo applauso, perché noi siamo qui oggi non perché dobbiamo posizionarci dietro a una cattedra, non perché abbiamo qualcosa da insegnare. Noi non siamo qui per insegnare niente a nessuno. Noi siamo qui per guardarci semplicemente negli occhi e per ragionare, per capire dove sta andando questa società e parlare di determinate tematiche. Questo è il nostro ruolo, di tutti. E voi, come vi dissi l'altra volta, ve lo ripeto in continuazione, fino alla nausea, fino alla noia, perché vado sempre nelle scuole, no? E ovviamente non in questa, mi è capitato in alcune circostanze in cui devo sempre sentire i giovani sul futuro, non facciamoci prendere più in giro con queste parole vuote, con queste parole che non significano niente, voi non siete il futuro, perché il futuro non esiste. Voi siete il presente, voi vi dovete prendere il presente oggi. Viviamo in un mondo meschino. Perché è meschino questo mondo? Perché noi, la nostra generazione, ve lo sta lasciando così. Abbiamo guerre in tutto il mondo, una a nord e una a sud. Noi stiamo al centro. Tutti i giorni sentiamo di uomini che sfregiano le donne con l'acido, che le accoltellano, che le ammazzano. Quindi mancanza di rispetto, no? Tra di noi, tra gli esseri umani, per non parlare della mancanza di rispetto verso gli animali, come vengono trattati anche gli animali. E quindi ecco perché è importante parlare di queste tematiche, perché dobbiamo cominciare a comprendere che è necessario il rispetto. Questa è la parola importante. La parola legalità, purtroppo, come diceva la Presidente, ormai oltre a essere omnicomprensiva è diventata anche inflazionata, la troviamo in bocca a cani e porci. Qualche anno fa c'era un certo Earl a Palermo e questo qua rappresentava gli industriali, no? Ad esempio, e questo la mattina faceva le conferenze stampa con i giornalisti e diceva: nella mia associazione i miei iscritti non pagano il pizzo, chi paga il pizzo uscirà fuori dalla mia organizzazione. Lo sapete sto tizio Erg che faceva il po' di pomeriggio? Chiamava gli imprenditori, chiamava i commercianti e chiedeva il pizzo. Questa è la legalità. Poi abbiamo avuto un altro soggetto, perché poi ricorsi e ricorsi storici, come diceva qualcuno, no? Abbiamo avuto un altro soggetto che si chiamava Montante, però in questo paese nessuno parla del sistema Montante. C'era questo soggetto che per 10 anni, no, l'hanno messo sul piedistallo e l'hanno preso come esempio, Montante qua, Montante là, lo invitavano in televisione, lo intervistavano i giornali, i giornalisti, tutti diciamo accomodanti. Poi abbiamo scoperto, perché questo accade in questo paese, cadono facilmente anche dopo troppi anni, e questo sistema che diciamo era legato ed è ancora legato al potere che in questo paese non vediamo, che ostacola le vostre esistenze, non più le nostre, perché ormai noi ci troviamo in un'età avanzata, Maria Donata, sono loro, che siete voi che poi per chiedere il lavoro dovete andare a bussare alla porta del signorotto di turno, e questo non può più accadere. Ma per evitare questo, per rompere questo circolo vizioso, dovete cominciare, chi lo diceva prima, a ragionare, lo diceva Anna, a ragionare con la vostra mente. Se non iniziate a capire che soltanto lo spirito critico vi può salvare,
Perché voi dovete fare una scelta, e andiamo subito a Maria Donata, però ci voleva questa piccola premessa per poi entrare anche nel premio. Perché da Garofalo? Perché un premio realizzato e intitolato da Garofalo? Perché la seconda edizione? Perché nella vostra regione, soprattutto, la vostra bellissima regione che confina con la mia, siamo cugini, no? Sono molisano, siete abruzzesi, siamo cugini, territorialmente. Voi dovete fare una scelta nella vita. Voi perché venite a scuola, ad esempio? Voi perché venite a scuola? Se non mi rispondete, la faccio una domanda diretta. Perché venite a scuola? Per la? E perché dovete imparare? Poi? Per lavorare, va bene. Poi? Per sopravvivere. Poi? Allora, voi venite a scuola tutti i giorni, no? Per imparare, per come imparate voi, scusate, e perché dovete studiare? Per essere? Non ho capito, che significa essere? Non ho sentito, essere? Essere? No, la parolina magica è venuta a provenire da lì. Essere? Liberi. La posso sentire da tutti voi questa parola? Per essere? Ragazzi, scherzi a parte, voi questa parola la dovete urlare, perché le libertà in questo paese nessuno ve le ha regalate. I diritti in questi paesi ad oggi, il diritto alla salute che ci stanno togliendo, il diritto alla, possiamo essere d'accordo o meno, il diritto all'aborto in questo paese non ce l'ha regalato nessuno, sono conquiste sociali che donne, che grazie a delle donne che sono scese in piazze, aborto e divorzio ad esempio, per fare due esempi, indipendentemente da come ognuno può avere le sue idee, ma sono diritti che sono stati conquistati dalle donne e ce li stanno togliendo. Almeno nella mia regione, ad esempio, l'aborto, il diritto non esiste più, perché a consultorio con cose succedono cose pazzoide in questo paese. A consultorio, sapete chi trovate? Trovate medici obiettori di coscienza. E quindi dov'è più il diritto? Dov'è il diritto? Non esiste più. E allora i diritti nessuno ce li regala, ce li dobbiamo prendere. E perché, ecco perché dovete essere liberi, perché nella vita, ecco perché studiate, no? Ovviamente anche per i docenti, per i genitori, per la pagellina, per il voto, ma conta fino a un certo punto. Nella vita voi dovete fare una scelta, già ve lo disse l'altra volta, schiavi o liberi? Qual è la vostra scelta? Qual è la vostra scelta? Liberi. Liberi. Qual è la vostra scelta? Ragazzi, questa parola la dovete urlare. La dovete urlare. E per urlare questa parola dovete sviluppare lo spirito critico. Perché altrimenti domani... Quante età avete voi? 15, 16, 17. Fra 10 anni, fra un anno, a parte che fra un anno, fra 2 anni, fra 3 anni voterete. E quindi sviluppare lo spirito critico all'interno della cabina elettorale è essenziale per scegliere bene. Altrimenti però sapete che succede? Sapete che succede poi? Nella mia regione, e ve lo rifaccio l'esempio, nella mia regione c'è un tizio che andava nelle scuole, preside, c'è un tizio eletto 7 volte in consiglio regionale e andava nelle scuole molisane, andava a insegnare ai ragazzi come si campa, veniva qua dietro, fate attenzione a chi imitate, cioè chiedete il certificato penale, se volete noi ce ne abbiamo i certificati penali, perché la nostra associazione ci si iscrive con il certificato penale. Questo si metteva qua dietro, si sedeva, presidente del consiglio regionale, e impartiva la lezioncina a voi per insegnarvi a voi come si campa. E questo soggetto negli anni 80, che ve lo dico un'altra volta perché la memoria è importante, questo è un altro difetto che abbiamo noi in questo paese, abbiamo la memoria corta,
dobbiamo esercitare la memoria. E questo soggetto negli anni 80, sapete che faceva? Faceva l'agente penitenziario, il secondino, e lavorava in un carcere a Campobasso, in Molise. E all'interno di questo carcere c'erano esponenti della Camorra, per farla breve, insomma. C'era una guerra, anni 80, Cutolo, la nuova famiglia da una parte, la NCO dall'altra. E questo tizio, sapete che faceva come agente penitenziario? Andava a Napoli, comprava le pistole, le portava in carcere e le vendeva ai camorristi. E i camorristi in carcere non è che con la pistola pazziavano, no? Giocavano, sparavano. Questo viene acchiappato, viene pizzicato insieme ad altri colleghi, insieme a sei camorristi. Aveva 26 anni questo tizio. È stato condannato in primo grado, è stato condannato in secondo grado, è stato condannato in Cassazione, è stato riabilitato, perché in questo paese noi le persone, i delinquenti, li riabilitiamo. C'è proprio una legge con la quale noi riabilitiamo i delinquenti, come negli anni 60 riabilitavano i mafiosi in Sicilia, che poi diventavano sindaci in alcuni territori, in alcuni comuni della Sicilia. E questo da 7 anni gestisce le ditte dei molisani. Perché vi ho raccontato questo episodio? Perché poi alla fine, scusatemi, la colpa non è del galeotto, perché usiamo le parole per quelle che sono, perché sono bene le parole, vanno usate, sono importanti, usiamole bene. La colpa non è del galeotto che è stato arrestato e è stato condannato definitivamente, ma la colpa è dei molisani, dei miei corregionali, che per 7 volte lo hanno eletto in consiglio regionale. Questo è il problema, ecco perché bisogna sviluppare lo spirito critico. I problemi che abbiamo noi in Molise sono gli stessi problemi che avete voi in Abruzzo. L'abbiamo già nominato, una sanità che c'hanno, una sanità pubblica che l'hanno distrutta. Ma è mai possibile che per la salute noi ci dobbiamo fare, sia per chi crede che per chi non crede, la croce con la mano sinistra quando si entra in una struttura pubblica? E questo perché? Perché la classe dirigente che noi come generazione abbiamo scelto in malo modo, abbiamo scelto sempre i peggiori a livello regionale, a livello comunale, ovviamente con le eccezioni, con tutto il rispetto verso le persone per bene, perché ci sono persone per bene, non evitiamo di essere qualunquisti, ci sono persone per bene ovunque, in politica, in tutti i settori della vita, come ci sono pessimi soggetti nel mio mondo, nel giornalismo, come ci sono pessimi soggetti nelle forze dell'ordine, nella magistratura. Noi dobbiamo sempre essere onesti intellettualmente, e quindi il nostro dovere sì è studiare, perché domani verrà qualcuno da voi e dirà: guarda, lavora il ciuccio con la l'asino. E chi non ha le capacità per rispondere e dovrà abbassare la testa e dovrà dire: sì, sta volando il ciuccio, sta volando l'asino, se no il contratto a 1 mese, a 6 mesi, a 1 anno, per gli amici o per gli amanti o per gli amici degli amici, non scatta. Invece lo spirito critico interrompe questo circolo vizioso. Ecco perché noi siamo qui, insieme a voi, in mezzo a voi. Innanzitutto perché voi siete il presente, e quindi ci affidiamo. Prendetele voi le redini di questa società. Noi abbiamo fallito, noi stiamo lasciando un mondo che fa schifo. Prendetele voi le redini di questa società. Però per prenderle bisogna sapere, bisogna conoscere. E perché oggi abbiamo una testimonianza diretta di una donna che ha conosciuto direttamente un personaggio che in questo paese ha fatto la storia, ti passo subito la parola, la storia, no? Che si chiama Carlo Alberto Dalla Chiesa. Da capitano dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato impegnato in Sicilia all'epoca quando ancora non si parlava dei corleonesi. C'era un certo Luciano Leggio. Questo Luciano Leggio stava costituendo una banda, e poi diventeranno i corleonesi. Uccideranno un medico del posto, mafioso. E piano piano questi faranno la scalata. Lui era già capitano in Sicilia, già stava vivendo quel momento, le origini dei Corleonesi. Chi sono i Corleonesi?
lo sapete meglio di me. Chi sono i coordinatori? Cosa vi viene in mente quando si nomina questa parola? Che vi viene in mente? Che vi viene in mente? Stragi, che vi viene in mente? Che vi viene in mente? Mafiosi e quindi? Lo spirito critico, forza, la mente, forza. Che vi viene in mente? Corleonesi, stragi, quindi? I mafiosi, quindi? Criminalità. Qualche fatto che vi viene in mente? Bravo. Poi? Capaci, poi viene meglio, poi? Vedete? Vedete che cos'è lo spirito critico? Si ragiona insieme. Che cos'è Capaci? Capaci, 23 maggio 1992, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli uomini della sua scorta, via da meglio, da questa chi l'ha detto via da meglio? Come ti chiami? Cristiano, tu come ti chiami Capaci? Chi ha detto Capaci? Federico, Cristian, via da meglio, Paolo Borsellino, 19 luglio 1992, le stragi, i cordonesi, stragi di mafia, ricordatevelo sempre, e di pezzi deviati dello Stato. Carlo Alberto Dalla Chiesa, capitano dei carabinieri, poi fuoriuscito da quel mondo di mafia, entrerà in un altro mondo che ha, diciamo, fatto registrare questo paese, in questo paese un'altra fase storica, le Brigate Rosse. Carlo Alberto Dalla Chiesa sarà, diciamo, a capo della lotta alle Brigate Rosse. E a un certo punto, vinta quella battaglia, ritornerà in Sicilia come prefetto di Palermo. E come prefetto di Palermo verrà ammazzato. Ce l'abbiamo la foto di Carlo Alberto Dalla Chiesa? Così passo subito la parola a Maria Donata, riprendiamo il discorso sul premio e chiudiamo con Pino, responsabile scuole e università. Prego Maria Donata, grazie. Allora, buongiorno a tutti. È bello vedervi. Nei primi tempi ero sempre molto emozionata, perché comunque è una grande responsabilità. Però poi ho capito che portare una testimonianza, un'esperienza estremamente positiva, non può che far bene a me per ricordarla e riviverla in qualche modo, e a voi per sapere che il generale, signor generale, lo chiamava la mia mamma, e all'inizio dicevo signor generale, mi sembra già... Però, signor generale, per il rispetto che lei aveva per questa persona, ma era veramente un signore. Andate sul vocabolario e cercate soprattutto il significato etimologico, che ha un'accezione altissima, signore. No? Allora, mi piace, ho chiesto di mettere questa foto che poi sarebbe il 40° della morte del generale. Vedete le medaglie che ha, se le ha conquistate. Però lui diceva che le mostrine lui non tanto sulla stoffa, ma le aveva cucite sulla pelle. Questo per far capire quanto per lui era importante servire lo Stato, cioè servire noi, proteggere il popolo italiano. Allora, facciamo tanti anni indietro. Mia mamma ha iniziato a lavorare 17enne presso la famiglia Dalla Chiesa, che Rita, la prima figlia, aveva circa 6 mesi, e ha fatto parte proprio attiva, viva, affettiva di questa famiglia per ben 12 anni. E è nato Nando, poi è nata Maria Simona, di lei si sente parlare poco, però anche questa sorella ha avuto un bel ruolo. E fino al 1959 ha lavorato,
ha fatto parte della famiglia come collaboratrice domestica, ma era la tata, Tatina la chiamavano i figli del generale, e il generale aveva un grandissimo rispetto per questa donna, per mia mamma, rispetto e affetto, tanto che, per accennarvi uno dei tanti particolari, siccome a mia mamma piaceva molto andare a teatro, spesso lui le procurava i biglietti per andare ad ascoltare le opere. Ho avuto anch'io il privilegio di conoscerlo. Da bambina fummo ospiti insieme alla mia mamma una settimana, e ecco, dietro a tutte quelle medaglie che io l'ho conosciuto dal vivo, che già era così, c'è un cuore che batte, c'era un cuore, un gran cuore. Mi piace pensare che anche ora lui fosse qui, perché amava i giovani, credeva ai giovani. Lui diceva che hanno lo sguardo pulito, sono puliti dentro. E quindi, ritornando appunto all'episodio, quando siamo stati ospiti con la mia mamma, lui ha avuto sempre delle attenzioni particolari per me, al punto che desiderava che quando era la pausa pranzo e tornava a casa dalla caserma, voleva che io lo aspettassi davanti alla porta di casa. Lui poi mi prendeva in braccio, si toglieva il cappello e lo metteva in testa a me. E così entravamo in casa. La moglie, la signora Dora, la prima moglie, voleva che la chiamassi zia. E ho vissuto quella settimana e me la ricordo veramente in modo particolare. Poi l'ho rivisto da adulta, che la figlia Rita era sposata con un pilota di elicotteri, che ha portato spesso in sordina in missione il suocero, il generale. Vennero a trovare la figlia, e quindi andammo a trovarlo, e anche lì lui ebbe un quarto d'ora solo per me. Mi domandò che cosa facevo, il lavoro, tutto. E nel salutarmi, poi stringendomi la mano, ecco, guardandomi negli occhi, e io lo stesso, mi ha detto delle parole che con lo sguardo andavano oltre il detto, facendomi complimenti, eccetera. Ecco, il discorso dello sguardo: se si ha uno sguardo pulito, non è difficile guardare l'altro negli occhi, ma se non siamo persone pulite dentro, non riusciamo a reggerlo, questo sguardo. E lui, siccome gli era stato chiesto: ma perché ti prendi tutte queste responsabilità rischiose? E lui ha risposto: per poter guardare negli occhi i miei figli e i figli dei miei figli. Quando la sera prima che lo ammazzassero, si erano sentiti per telefono con mia mamma, perché questo rapporto di grande amicizia, di rispetto e di affetto ha proseguito fino al 1982. Si erano sentiti per telefono perché il generale con la seconda moglie il 4 settembre sarebbero venuti a Firenze, perché stavano mettendo su casa a Firenze. Noi abitavamo a Firenze, la mia mamma ed io adesso abito a Gorizia, ma all'epoca vivevamo a Firenze, e quindi si erano sentiti per accordarsi, eccetera. E poi il giorno dopo invece è arrivata la notizia che lo avevano ammazzato. Allora, perché vi racconto queste cose? Perché tante volte si dice Paolo Borsellino, Falcone, Lea Garofalo, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e tante altre vittime di mafia ci sembrano un po' come santi, lontani, e invece sono persone come noi, che hanno fatto la loro vita, ma hanno fatto anche le loro scelte. E la scelta, quella di essere appunto, avere lo spirito critico, come diceva Paolo. E io voglio
consegnarvi una frase, cioè ritaglio solo due righe di un discorso che il generale fece con tutta probabilità per una festa dell'arma. Vi consegno il mio credo, consegnare, non dare, vuol dire che vi do una cosa preziosa, ve la consegno, vi consegno la mia fede, vi consegno il mio credo. Ecco, io adesso lo consegno a voi, aggiungendo un'altra cosa, accennava Paolo, che la libertà mia finisce dove inizia quella degli altri. Ma c'è anche da dire che legalità, ecco, il figlio Nando dalla Chiesa ha scritto l'ultimo libro, il cui titolo è La legalità è un sentimento, bellissimo, dovrebbe essere un testo scolastico, ve lo consiglio caldamente. Che cos'è legalità? Semplicemente, secondo me, è non fare all'altro quello che non vorresti l'altro facesse a te, e fare all'altro quello che l'altro vorresti facesse a te. E questo ve lo auguro con tutto il cuore, e buon cammino. Grazie. Comunque io mi assumo una sposa per Nara e non mi sceglierei da Roma. Ma anche Nara significa uomini forti, uomini coraggiosi. Non si collabora con i giudici delle donne non conta. Fanno i figli, li replicano i valori delle cosche e tramandano la vendetta delle fanti. Conte d'appello di Milano stamattina, il processo per l'omicidio di Lea Garofalo. Carlo Cosco, uomo d'onore delle famiglie crotonesi, trapiantato a Milano, nel 2009 ha ucciso Lea Garofalo, l'ex compagna, la pentita che aveva raccontato gli affari milanesi dei clan, l'omicidio della droga. Oggi in tribunale Cosco s'autoaccusa del delitto di Lea e manda un messaggio alla figlia. Non hai niente da temere, perdonami. Sarà veduto, o beffa e copre i suoi fratelli. Cosco è in carcere con una condanna di primo grado all'ergastolo. Ha sempre negato la sua responsabilità nell'omicidio della Garofalo. Un pentito ha raccontato che con un fratello ha strangolato Lea sulla porta di una tenda e poi ha bruciato il cadavere in un fusto. Il corpo è stato ritrovato nel 2012 in un capannone industriale a San Fruttuoso, vicino a Monza. Cosco ha eliminato l'ex compagna con un tranello. L'ha chiamata Milano, Lea Garofalo è venuta con la figlia Denise. Una telecamera le ha riprese nell'ultima passeggiata insieme all'Arco della Pace, vicino al Parco Sempione e alla Dai. Cosco le ha separate con una scusa, ha mandato la figlia a cena da un parente e poi ha ucciso la madre. Forse l'ha anche torturata. Cosa le ha detto Lea agli sbirri? Denise, dopo la morte della madre, è diventata una figlia contro il padre e gli zii, e parte civile al processo, sotto protezione. Cosco stamattina si rivolge anche a lei mentre legge un messaggio e annuncia una dichiarazione spontanea dopo l'interrogatorio del pentito che l'anno scorso ha raccontato la storia del delitto di Lea. Per me è incomprensibile e inconcepibile che mia figlia Denise sia sotto protezione. Da chi? Deve essere protetta. Io do la mia vita per mia figlia, in qualsiasi momento. Io adoro mia figlia, merito il suo odio, perché l'ho uccisa da mascara. Io prego per ottenere un giorno il suo perdono. Grazie. La famiglia di Lea Garofalo non gli crede. Pensa a una strategia, a un modo per tirare fuori dal processo i fratelli e i due compagni condannati con Cosco all'ergastolo. Già una volta l'uomo ha barato. Allora, vi ho fatto vedere il carnefice. Avete visto il carnefice? Come parla il carnefice? Come? Come lo possiamo definire? No? Partiamo dal presupposto che siamo tutti ignoranti. Possiamo dire questo? Siamo tutti ignoranti, tutti. Ognuno di noi ignora qualcosa. E come lo possiamo definire? Poco dire ignorante, no? Come lo possiamo definire? Avete sentito come parla? Analfabeta. Possiamo. Però ci sono anche persone per bene che sono analfabete, diciamo, non evitiamo pure quest'altro termine.
Che aggettivo ci viene? Come lo possiamo definire questo? Io poi evito, perché poi mi dicono che sono troppo colorito, stamattina voglio evitare, diciamo, il linguaggio colorito, la parolina che ogni tanto ci vuole, però stiamo parlando di un soggetto che non sa mettere, ho appena fatto un guaio, pestato il microfono dell'amico tecnico mentre camminavo, speriamo non si sia rotto, ecco, vedete? Bisogna fare sempre attenzione, se lo rinforziamo. Allora, avete visto il carnefice di Lagrofolo? Avete visto quelle altre facce brutte, quegli altri cinque soggetti? Quelli sono soggetti che hanno portato Lagrofolo in un appartamento, l'hanno uccisa a pugni. Ragazzi, seguite questi passaggi e non vi scandalizzate. Non c'è nulla da scandalizzarsi, né gli adulti né i ragazzi si devono scandalizzare, perché queste cose succedono tutti i giorni. Quando sentiamo le donne che vengono ammazzate, sono cose che succedono tutti i giorni, quindi non ci scandalizziamo nemmeno più, perché non serve più scandalizzarsi, perché sono cose che facciamo tutti i giorni in questo paese che non ha rispetto per le donne. In questo paese non esiste rispetto per le donne, esiste un gap tra uomini e donne. Gli uomini prendono di più, hanno incarichi diversi dalle donne. Facciamo la statistica in Parlamento quante donne sono presenti, facciamo la statistica nei consigli comunali quante donne sono presenti, nei consigli provinciali, nei consigli regionali. C'è un gap in questo paese e non c'è quella mentalità, quella cultura che possa ridurre quel gap. Facciamo leggi, adesso stanno preparando l'ultimo decreto. Sì, va bene, il decreto, la legge, il codice rosso, ma scusate, anche la legge, anche la più bella legge in questo paese non funziona, perché non c'è quella mentalità. Il retaggio sì, è culturale. Noi fino agli anni 80 in questo paese avevamo all'interno del codice penale il delitto d'onore. L'uomo poteva ammazzare una donna per l'onore, è stato cancellato negli anni 80. E allora, per chiudere, per passare la parola a Pino, che sta premendo Pino, perché Pino va nelle scuole, ci tiene a voi, non a caso quest'anno ha curato il bando che ha visto protagonisti ragazzi nel premio, perché noi questo premio, ecco perché facciamo questo premio: da una parte individuiamo ogni anno dei testimoni, no? Avete sentito una testimonianza oggi, perché noi dobbiamo conoscere le persone, dobbiamo conoscere le storie delle persone. E allora, siccome in questo paese si continua a commettere sempre lo stesso errore, pensiamo giustamente, però pensiamo troppo spesso ai morti e mettiamo da parte i vivi, e non va bene, perché bisogna proteggere le persone quando sono vive, non bisogna creare l'eroe, che non esistono gli eroi, lo diceva Brecht, sventurato quel paese che ha bisogno di eroi. Non abbiamo bisogno di eroi, abbiamo bisogno di persone per bene, abbiamo bisogno di dirigenti scolastici per bene, abbiamo bisogno di amministratori per bene, abbiamo bisogno di docenti per bene, abbiamo bisogno degli esempi in questo paese. Ecco, da una parte, con questo premio, oltre a rinnovare la memoria di una donna che è stata portata in un appartamento, è stata presa a pugni, è stata strangolata, è stata messa in un bidone. Dove abita Pino? Pino abita a Rozzano, nei pressi, siamo stati insieme l'anno scorso, sia in Viale Montello, dove avevano la base operativa Ecosco, e sia a San Fruttuoso, dove Lagrofolo è stata messa in un bidone a testa in giù per 3 giorni con dell'alcol, è stata bruciata. E i suoi resti, 2814 frammenti ossei, sono stati buttati in un tombino e li hanno ritrovati 2 anni dopo. Nemmeno il DNA sono riusciti a fare, perché non si poteva fare più il test del DNA. Attraverso una panoramica dentaria sono riusciti a collegare i resti con questa donna, con il corpo, con questa donna. Ecco perché la memoria è importante, bisogna ricordare, evitando possibilmente di commettere gli stessi errori. E quindi noi, da una parte, individuiamo i testimoni del nostro tempo, li abbiamo chiamati così,
E io ve li leggo chi sono quest'anno i testimoni, chi saranno i testimoni del nostro tempo, quest'anno che verranno qui in Abruzzo, nella vostra regione. Quest'anno noi abbiamo individuato Piera Iero, una testimone di giustizia. Abbiamo individuato un abruzzese, Tonino Braccia, voi avete un abruzzese, si chiama Tonino Braccia, che è superstite, non entro nel merito di nessun fatto perché non abbiamo il tempo. Voi avete un uomo che vive in Abruzzo, abruzzese, superstite della strage di Bologna, 81 morti, se non sbaglio, una bomba di Stato deviato, e sta in Abruzzo, lo premiamo quest'anno, a Casoli. Premiamo una professoressa dell'università abruzzese che lavora all'Aquila, Lina Calandra, che si è occupata, i suoi studi, ha basato i suoi studi anche sulla mafia dei Pascoli. È un problema che abbiamo noi, che avete voi, che hanno in Calabria, che hanno in Sicilia. Indipendentemente dalle storture, perché esistono le storture ovunque, anche nel mondo dell'antimafia, ci sono tante storture, ma è la società che porta le storture un po' ovunque. Verrà a Casoli domani anche a presentare il suo libro, Luigi De Magistris, ve lo ricordate? Ve lo ricordate De Magistris? Forse ve lo ricordate perché è stato ex sindaco di Napoli, però è stato un magistrato che in Calabria è stato preso a calci dal potere perché non andava bene, perché faceva le indagini sul potere, e verrà qua in Abruzzo. Roberto Di Bella, un magistrato, presidente del Tribunale dei Minori, prima di Catania, adesso, scusate, prima di Reggio Calabria, adesso di Catania. Perché è importante Di Bella? Perché Di Bella ha detto una cosa molto semplice: vogliamo sconfiggere l'andrangheta, vogliamo depotenziare l'organizzazione criminale più forte nel mondo, togliamo i figli ai mafiosi. Ha proposto un magistrato. Poi abbiamo Giuseppe Lombardo. Giuseppe Lombardo è un magistrato, procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Chi è? Lo possiamo paragonare, ad esempio, ai giudici del pool di Palermo per il maxi processo che viene fatto a Cosa Nostra. In Calabria è stato fatto un maxi processo all'andrangheta stragista e nessuno ne parla perché non vi informano. Altra cosa, per chiudere, non vi affidate all'ufficialità. Scavate, informatevi voi, trovate altre fonti, non vi fermate mai a quello che vi si dice, approfondite le questioni, non fatevi, non restate con la bocca aperta, non fatevi sorprendere, utilizzate sempre la mente. Poi abbiamo Brizio Montinaro. Chi è Brizio Montinaro? Prima chi ha parlato della strage di Capaci? Il Cristian? Come si chiama? Tu hai detto Capaci prima? Hai visto? È l'età, scusami, ti ho chiamato Cristian, è l'età, l'età avanza. Abbiamo Brizio Montinaro. Chi è Brizio Montinaro? Fratello di un agente di scorta che è morto a Capaci. Poi abbiamo Raimondo Semprevivo, un luogotenente dell'Arma dei Carabinieri che combatte sul territorio la camorra. Poi abbiamo Fortunato Zinni, un altro abruzzese, superstite di un'altra strage, la strage di Piazza Fontana a Milano. Poi abbiamo tre menzioni speciali: Sonia Alfano, figlia di Beppe Alfano, giornalista ucciso da Cosa Nostra; Michelangelo Di Stefano, funzionario della DIA di Reggio Calabria, direzione investigativa antimafia; e poi abbiamo un giornalista della RAI, di Re News 24, Pino Finocchiaro. Mentre dall'altra parte, e così colgo, creiamo questo ponte pure con Pino, dall'altra parte i protagonisti, perché all'interno di questo premio siete voi i protagonisti, con tutti i nostri limiti, Pino, no? Che miglioriamo edizione, perché si commettono degli errori, quegli errori poi si correggono nelle varie edizioni, no? Però i protagonisti siete voi, perché noi abbiamo realizzato un bando per voi. E quest'anno c'è stata una risposta grandiosa dagli studenti di tutta Italia. Sono arrivate domani, dopodomani, il 24, verranno in Abruzzo tre scuole. Verranno dalla provincia di Como, dalla provincia di Brescia, dalla provincia di Reggio Calabria e da... e basta, tre scuole. Abbiamo coperto anche parte del territorio con le presenze qui sul posto. Quindi ragazzi, chiudo.
dicendomi una cosa molto semplice, banale. Si dicono tante cose banali nella vita. Non fatevi mettere i testi e i piedi in testa da nessuno. Voi valete, voi avete un valore. Voi avete un valore, non siete inferiori a nessuno. Non fatevi mettere mai i piedi in testa. In quel momento abbiamo vinto tutti. Grazie. Sempre quando incontro i ragazzi, perché non voglio essere, come dire, un relatore che gli presenta i libri, c'ha la sua relazione pronta, c'ha il suo discorsino già preparato dal giorno prima, ma mi lascio guidare dalle emozioni, dagli incontri, dagli sguardi delle persone che incontro. E oramai ultimamente, negli ultimi 10 anni, incontro, ho scelto di incontrare solo le scuole, solo i ragazzi. Ho scelto di non parlare più ai grandi. I grandi che io incontro, li incontro all'interno del mondo della scuola. Mi dolgo con i grandi che sono presenti e che stimo, come dire. Ma poiché di anni ne ho 70, qualche settimana 71, ho capito, come dire, che non mi resta molto tempo. E il tempo di 100 anni che ho ancora davanti, ok, li voglio dedicare in un modo diverso e li voglio donare a voi studenti, per far sì che non commettiate degli errori, magari gli stessi che ho fatto io. Allora, ad esempio, qual è l'errore che ho fatto io? L'errore che ho fatto io è quello di essermi in qualche modo dimenticato o lasciatomi scivolare addosso l'epoca delle stragi, 92-93. Io sono un palermitano, quindi sono un conterraneo, un concittadino di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Ecco, quelle due stragi, Capaci e Via D'Amelio, mi sono scivolate addosso. Ok? Perché avevo in mente unicamente la mia carriera professionale. Ho poi incontrato due persone. Le ho incontrate molto tempo dopo, 2009-2010, incontro Oscar, un prete, Zanotelli, un prete missionario,
e poi incontro Salvatore Borsellino, che vi auguro di poter incontrare un giorno. E queste due persone mi ribaltano la coscienza, mi fanno capire che non c'è solamente il denaro, che non c'è solamente il lavoro, ma che c'è tutta una vita da vivere, da spendere anche per gli altri, non solo per se stessi o per la famiglia o per, anche per gli altri, perché ha meno possibilità. E incontro Salvatore Borsellino, che è un palermitano come me, e lo vedo arrabbiato da un palco a Roma urlare che suo fratello Paolo è stato ucciso da un pezzo di Stato deviato. A me sta cosa mi giungeva, come dire, nuova. Io non la conoscevo. Allora ho cominciato, come dire, ad approfondire. Ma che cosa dice questo pazzo Salvatore Borsellino? Perché così lo definivano i giornali in quel momento lì, un pazzo. Allora ho cominciato appunto a conoscere, a leggere, a informarmi. Ho cominciato a frequentare i processi giù a Palermo. E caspita, e mi accorgo che Salvatore non è un pazzo, è uno che ha visto molto prima quello che era accaduto. Suo fratello gliel'hanno ammazzato, in quanto i colpi che gli sono arrivati, no? Gli sono arrivati alle spalle. Salvatore dice: mio fratello Paolo era convinto di stare a Palermo e di essere in guerra contro la mafia. E lui si aspettava perfettamente, no? Che poteva essere ucciso in quanto il nemico mafioso ti spara. È quello che succede in guerra. Ma mai, no? Avrebbe pensato che i colpi gli arrivavano da dietro, da chi doveva proteggerlo. Io, seguendo i processi, mi sono accorto, carte alla mano, che un pezzo di Stato deviato ha costruito la strage di Via D'Amelio. L'ha costruita prima ancora della strage, in quanto ha preparato o ha fatto preparare l'autobomba, la 126 imbottita di tritolo. E mentre veniva imbottita di tritolo questa 126, ci stava uno in questo garage che i mafiosi che stavano operando, no, per imbottire questa macchina, i mafiosi non conoscevano. Durante il processo a questi mafiosi chiedono: ma chi era questo signore che insieme a voi controllava come stavate ben imbottendo la 126? Era un mafioso? Così fanno. No, non era un mafioso. Riconosco tutti i mafiosi. Chi era? E che ne faccio? Chi era? Era per caso uno dei servizi deviati? Lei l'ha detto, signor magistrato, lei l'ha detto, che ne saccio io. Quindi abbiamo, come dire, uno squarcio di un pezzo di Stato che partecipa all'organizzazione della strage di Via D'Amelio. Non solo ci partecipa, ma ci prende, come dire, si prende anche la scena. E qual è la scena? La scena è quella che alle 5 del pomeriggio del 19 luglio, a Palermo fa un caldo terribile in quel periodo, okay? Salta davanti alla casa della mamma di Paolo Borsellino, salta una 126 imbottita di tritolo e salta al momento in cui Paolo Borsellino arriva con gli uomini
della scorta, ero lì ad aspettarlo. E caspita, come si fa a essere così precisi, così puntuali, no? Con l'attentato, no? Ragionateci, ok? Succede che mentre ci stanno i corpi per terra, tenete conto che esplode una 126 imbottita di tritolo, i corpi vengono frantumati, vengono spezzati, smembrati. Muore Paolo e muoiono anche gli uomini e le donne della scorta. Si salva solo un agente di scorta che è morto anche lui, come dire, ma è morto, come dire, dal punto di vista psicologico. È morto perché è superstite. Okay? Bene, mentre ci sono i corpi per terra, viene inquadrato, fissato su un fotogramma, un carabiniere, si chiama Capitano Arcangioli, che ha in mano la borsa di Paolo Borsellino. Dentro quella borsa, con tutte le testimonianze possibili e immaginabili dei colleghi e della famiglia di Paolo Borsellino, ci sta dentro un'agenda rossa. Io ne porto sempre una per scrivere le cose e per ricordarmi. Un'agenda rossa. Era un'agenda rossa di un rosso un po' più scuro di questo, con impresso lo stemma dei carabinieri. Su quella rossa, su questa agenda, Paolo Borsellino aveva preso appunti rispetto alle indagini che stava conducendo da quando gli avevano ammazzato qualche giorno, qualche settimana prima, il suo amico Giovanni Falcone. Quella borsa, quell'agenda, come dire, non si è più trovata. Quella borsa è stata portata via da Via D'Amelio, è stata riportata in Via D'Amelio, rimessa ancora in macchina, con la speranza che l'auto di Paolo prendesse completamente fuoco, ma i carabinieri, i vigili del fuoco, sono riusciti a spegnere l'incendio. La borsa si è appena appena bucciacchiata su un angolo, ma non c'era più l'agenda rossa. Signori, stiamo parlando di pezzi di Stato. Stiamo parlando di pezzi di Stato che portano una divisa. Pezzi di Stato che hanno giurato sulla Costituzione, che ci hanno lasciato i nostri partigiani. E allora occorre ragionare, occorre approfondire, occorre capire, occorre cercare, mai smettere di cercare. Se ci fate caso, se vi informate in questi giorni qua, nelle ultime settimane, ci sono tantissime, come dire, no, nuove ricostruzioni su dove è finita l'agenda rossa di Paolo Borsellino. Di certo la sua borsa è stata trovata, non trovata, stava all'interno del capo, la barbera, che poi è stato, come dire, scoperto appartenente, no, ai servizi segreti, alla massoneria. Non un codice rutilio, se non sbaglio, così. Okay. Beh, ancora oggi si sta cercando, okay? E ancora oggi si cercano, come dire, di portare elementi a volte depistanti, no? rispetto alla verità. Questo pezzo di Stato partecipa in maniera importante al depistaggio, costruisce, prende un balordo. Posso scegliere tra di voi un balordo? Chi di voi è un balordo? Nessuno. Allora, ne scelgo uno. Prendo quello più vicino a me, scusami, perdono. Allora, dimmi. Allora, stai tranquillo.
succederà, non ti succederà nulla. Allora, questo balordo si chiama Scarantino, ha un nome e un cognome. Lui non sa parlare l'italiano, conosce la matematica unicamente perché conta le bustine della droga e conta i soldi. Ok? Viene preso, sbattuto nelle celle in prigione, dopodiché esce, no? Con accanto il poliziotto che segue le indagini, abbiamo trovato l'assassino e lui ha confessato. Ok? E chiaramente quando l'assassino viene trovato, noi siamo più tranquilli, usciamo più volentieri di casa, no? Se l'assassino è in giro, noi siamo preoccupati, mentre lui finisce in galera. Vai in galera. Grazie. Ma il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. L'anno dopo, siamo nel 93, viene ucciso a Palermo, nel suo quartiere, no? Un prete, Don Puglisi. Questo prete aveva l'abitudine, faceva un grandissimo lavoro, portava via i ragazzi dalla strada, li portava in oratorio, gli insegnava la matematica, l'italiano, perché altrimenti quei ragazzi potevano solo diventare dei ladri, prima di biciclette, poi di radio, poi di auto e poi via via sempre di più, ok? Quindi con un destino segnato, il quartiere era quello di Brancaccio. Bene, questo mafioso, che, questo prete che viene assassinato, viene ucciso da un mafioso vero, non da un balordo come ti chiami te, come Leonardo. Viene ucciso da un mafioso vero, viene ucciso da un mafioso vero che si chiama Gaspare Spatuzza. Gaspare Spatuzza finisce in galera per quell'omicidio e per tanti altri fatti. Ok? Chi è che vuol fare Gaspare Spatuzza? C'è un volontario che fa Gaspare Spatuzza? Vieni, 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 tranquillo. Non ti succede? Gaspare Spatuzza sta. Gaspare Spatuzza sta in carcere al 41 bis. Sapete cos'è il 41 bis? È il carcere duro, è il carcere dove tu parli solamente con gli scarafaggi, ok? In teoria, ok? Dovrebbe essere così. Questo Spatuzza, stando in carcere, continua a pensare al prete che ha concorso ad ammazzare, ok? Ha l'immagine di Don Puglisi in testa. Questa immagine diventa un tarlo della sua coscienza. Un tarlo. Sapete cos'è il tarlo? Il tarlo è quell'animaletto che sta dentro il legno e lo comincia a mangiare, no? Ok? Lo scava. E il legno poi cede, la trave poi cede. Bene, a un certo punto questo Spatuzza incomincia a studiare teologia. Sai cos'è teologia? È una materia importantissima, molto molto importante, che affronta, come dire, chi si sta candidando a essere un prete, ma non solo, ok? Ma Spatuzza non basta, no? Ha bisogno di altro la sua coscienza, e vi sto parlando di un terribile mafioso, ok? Bene, a un certo punto Spatuzza chiama i magistrati e gli dice: vedete qua, cari magistrati, avete sbagliato tutto. Chi ha ucciso Paolo Borsellino, chi ha preparato l'attentato, non è quel balordo di Scarantino,
Ma sono io Spatuzza, e lui dà tutte le indicazioni, tutte. Queste indicazioni vengono confermate. E allora ragazzi, se noi esercitiamo una capacità critica, ma questo per farvi un esempio, ok? Per farvi un esempio. Se il racconto dello scarantino, che è un analfabeta, ok? Un balordo, d'accordo? Racconta racconta dal carcere e fuori dal carcere, in noi tribunale, delle cose, no? Dei fatti che sono estremamente veritieri. Secondo voi cos'è successo? È stato spinto a dire qualcosa. E chi è stato? E chi l'ha spinto a dire qualcosa? Fate domande. Chi lo ha spinto a dire qualcosa? Chi stava curando la sua detenzione, ok? E chi poteva sapere come quell'attentato era stato così preparato, così bene, in garage, e di che colore era la macchina? E quella macchina, probabilmente, quella macchina era di una Bentley, di una donna, no? In quanto c'era la frizione un po' bruciata, perché si sa, le donne quando usano... E così dice, le donne quando usano i tacchi, il tacco alto, no? Appoggiano male il piede sulla frizione e la frizione a un certo punto brucia. Gli investigatori recuperano la 126, oramai arrugginita, la vanno a guardare e la frizione è nuova. Perché? Gli attentatori si sono preoccupati di riparare quella macchina lì, chiaro? E allora chi è che ha indottrinato così bene? Chi è che conosceva così bene, no? Come l'attentatore è stato preparato? Dico, ma qualcuno ve l'ha mai raccontato? Qualcuno vi ha mai messo questa pulce nella testa? C'è qualche insegnante di coraggio, no? Che ha scoperto questa cosa e ha provato a raccontarla, come dire ai ragazzi, ma proprio per allenare la capacità critica. E noi non possiamo allenarla unicamente raccontando ai ragazzi, no? Come nasciamo il cavolo, no? Sotto il cavolo, la cicogna e compagnia bella. Okay? Forse occorre andare un po' oltre, no? Perdonatemi, io sono disastro, ma per rendere concetti, okay? E per quello che parlo con i grandi, no? Perché io ci ho provato davvero. Ma quando uno non vuole capire, non vuole, come dire, cambiare le sue coordinate, è difficile. Allora io mi rivolgo ai ragazzi che sono vergini, non hanno barriere, non hanno sovrastrutture, ok? Quindi provate a informarvi su questa cosa qui. Poi vi do altri elementi. Come ho maturato io la scelta di andare nelle scuole a raccontare quello che so, ok? E quello che nessuno in un qualche modo mi può dire, no? Lei, Pino Cassata, dice delle cose che non sono vere. Nessuno potrà mai dirle nei miei confronti. Ho provato, come dire, a sviluppare, a stimolare la vostra capacità critica guardando la storia del nostro paese, portando dentro le scuole, che cosa? Delle mostre di fumetti, perché le direzioni scolastiche non mi facevano entrare a scuola a parlare della strage di Alamelo, ok? O di quelli capaci. Ho dovuto portare i fumetti e allora ho portato Peppino Impastato. C'è, ho trovato questo fumetto, no? Editore Becco Giallo, Mario Rostagno, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Dalla Chiesa. Una giornalista, una donna, vari altri. Bene, in tutti questi fumetti qua, che sono storie vere,
raccontate, fumettate, ok? D'accordo? La prima cosa che si nota, che il fumetto ci fa vedere e toccare con mano, che la prima cosa che ci viene raccontata in queste storie è una menzogna, un falso. Peppino Impastato si è ammazzato. Sapete chi è Peppino Impastato? Fate a cercarlo. Si è ammazzato perché era triste. Ma era uno stagno, uguale. Si è ammazzato perché sua moglie ha scoperto, suo compagno ha scoperto che gli faceva le corna. Ilaria Alpi, no? L'hanno uccisa per portargli via il braccialetto, l'orologio, la macchina fotografica. Tutte palle. Tutte palle. Le stesse palle che ci hanno raccontato per quando, no, ci ha fatto vedere Scarantino che ha ammazzato Paolo Borsellino. Palle. Allora, sì, a mio avviso, la scuola deve città critica, guardando la storia, quella più semplice, quella raccontata in tante pagine di fumetto, ok? Perché ci fa capire, perché poi il fumetto, come dire, il disegno accorcia le distanze culturali, lo capisce l'arabo, lo capisce il cinese, no? Se voi guardate il fumetto della strage di Capaci, c'è una pagina dedicata alla strage di Capaci. E che cos'è questa pagina? È una pagina che ti fa vedere tanti tonni, con delle mani che affondano nell'acqua, ok? Cercando di acchiappare il tonno, ma il mare è completamente rosso. Quella è la strage di Capaci. Perché tonno? Ma perché Giovanni Falcone amava andare a vedere la mattanza del tonno. Ecco come si possono raccontare tante storie, no? Con i disegni. Ecco perché io promuovo il fatto che dentro le scuole si possa disegnare, si possa raccontare attraverso il disegno, il fumetto, i testi, no? Che i ragazzi elaborano queste storie qua. Perché è il modo più semplice, quello più facile, quello più immediato, ok? Ecco, provate a farlo. Non fate l'errore che ho fatto io di interessarvi unicamente del mio lavoro, della mia professione, che amo, che mi piace, ok? Ma c'è anche altro fuori. Fuori c'è un mondo che ti chiama a fare delle scelte. Da che parte stare? O di qua o di là? E questo dobbiamo farlo noi. Se voi oggi andate a lavorare, qualcuno, certo, vi assume. Ma vi assume per 3 euro, per 4 euro, per 5 euro, a portare da mangiare da un posto all'altro, no? A chi non vuole neanche più uscire di casa per fare la spesa. Provateci, è questo che vi aspetta. Il contratto a ore. E noi con questi contratti a ore ci dipingiamo, ci riempiamo la bocca. Abbiamo aumentato gli occupati, ma sono occupati a ore. A ore. Chiaro? Quindi stiamo attenti a quello che ci viene raccontato. Andiamo a scavare, no? Quello che ci racconta. Ma per poterlo fare, questa cosa lì, occorre che noi studiamo, occorre che noi ci informiamo, occorre che proviamo a vedere intorno quali altre fonti alternative di informazioni possiamo ricavare. Spegnete la televisione! Spegnetela! Se questa è controllata solamente dal potere. Spegnetela! Non serve a niente. Le tragedie, le stragi diventano delle fiction. E quelle non sono delle fiction. Quelli sono fatti della nostra storia. È la storia del nostro paese. Dobbiamo sapere, conoscere chi è che ha intralciato le indagini. Quali politici hanno intralciato le indagini? Ci sono messi contro, no? Alle indagini che hanno fatto i magistrati. Abbiamo anche dei capi di Stato che hanno fatto questa cosa qui. E perché non dobbiamo dirla? Per quale motivo occorre stare zitti?
Così non cambia il nostro paese, diventa sempre peggio. Quindi proviamo, no, a prenderci un minimo di responsabilità. Ma mi vengono a chiamare, no, sul fatto che io sto delegittimando un capo di Stato. Ma gli faccio leggere, come dire, le intercettazioni che ha avuto con il ministro Mancino. Se voi accedete a quelle intercettazioni, ok, voi capite perché il nostro paese è così. Lo capiamo subito, lo capiscono anche i bambini. Un bambino dell'elementare, quando gli racconto queste cose, poi finisco chiudo, fa un disegno dopo una chiacchierata e disegna un campo di calcio, ci mette le bandierine, il centrocampo, le porte e poi ci mette due squadre che stanno giocando. La partita però è terminata, ok? Le squadre sono riconoscibili non dalla maglia o dal colore della maglia, è in bianco e nero il disegno, ok? È in bianco e nero. Sono riconoscibili da due particolari, semplicissimi, ma io ai grandi devo spiegare molto spesso: dal cappello che hanno in testa e dalla faccia. C'è una squadra che ha il cappellino con la M e la faccia brutta. C'è una squadra che ha il cappellino con la C e la faccia sorridente. Chi disegna è Gabriele, che ha 9 anni. 9 anni. E ci mette un bel tabellone con il risultato. E ci scrive così: Mafia 13. Carabinieri 14. Incredibile. Mi consegna il disegno come tutti e mi dice: io ho capito, signor maestro, quello che lei ci ha raccontato. Io guardo il nome Gabriele e dico: no, guarda Gabriele, io non sono un maestro, faccio altro nella vita, però se rinasco farò il maestro. E lui ricomincia da capo. Io ho capito, signor Pino, ecco, dico il mio nome, io ho capito quello che lei ci ha raccontato, non mi ha raccontato, ci ha raccontato. Io ho capito che quello che ci ha raccontato, le storie, Peppino Impastato, lo stagno, Ilaria Alpi e tant'altro. Sono come una partita di calcio. Una partita di calcio che noi possiamo vincere o che possiamo perdere. Ma che se vinciamo, vinciamo di un gol. E quel gol sono io, Gabriele. Quel gol siamo noi. Io non voglio infierire sui grandi, però certe volte devo raccontargliela, devo spiegargliela, perché non la capisco. Ok? Io incontro degli insegnanti magnifici, ma incontro anche degli insegnanti che dovrebbero fare qualcos'altro, nessuno. Altro, ok? La maggioranza sono grandi, ok? Oramai ho imparato ad abbinare la classe all'insegnante, l'insegnante alla classe. Ho terminato. Mi fermano. Starei con voi ancora. Vi ringrazio. Bene, grazie.
abbiamo sicuramente dato significati, abbiamo dato contenuto a quello che era il tema, quello della legalità. Abbiamo dato dei significati, dei contenuti della nostra storia, della nostra Italia, dei nostri giovani. E bisogna seminare, ecco, questi seminario, vuol dire abbiamo seminato un qualcosa oggi insieme. Ecco, io ringrazio ciascuno di voi, il vostro apporto, la vostra esperienza, perché poi ognuno ha un bagaglio nella sua formazione, fatto di frutto di studi, di approfondimenti, di incontri. E oggi questi incontri con voi, quindi con la vostra azione come associazione, quindi che siete avvezzi a incontrare i giovani, a conoscere le loro aspirazioni, le loro incertezze e le loro aspettative. Quindi chi più di voi può aiutarli a aprire gli occhi e accogliere le opportunità e a dare significato, a dare valore a cose che magari nella quotidianità possono sfuggire ma che fanno la differenza. Quindi grazie Paolo, grazie Pino, grazie signora per la sua esperienza, grazie molto per venire con noi. Ragazzi, le conclusioni, le riflessioni avete tempo di farle in qualsiasi momento, anzi nelle classi, nelle riunioni. Loro avranno una bellissima assemblea, hanno programmato per il 25 per affrontare il tema della violenza contro le donne. Si stanno impegnando, la stanno preparando, la stanno vivendo, non per sprecare una giornata, ma appunto perché, ecco, io conosco i nostri studenti e voglio attestare che anche nella loro vivacità, nella loro però ci tengono, sono ragazzi che apprezzano e a quale noi dedichiamo quotidianamente il nostro impegno. Grazie a voi ragazzi, un ringraziamento ai nostri ospiti, grazie Anna, grazie a voi.